Quindi a un certo momento mi sono, ho cercato di chiedermi dov'è la paura, cioè se noi do, dobbiamo pensare... E alla paura perché in qualche modo è un monito eh, al quale dobbiamo fare riferimento sempre e comunque, dobbiamo sapere cos'è e dobbiamo localizzarla. Allora il rapporto alla città è abbastanza semplice. Eh, immaginate una città come questa, Tolentino, insomma il Castello dell'Arancia, eh, le città medievali. Le città medievali hanno una struttura semplice, sono delimitate da mura, le mura servivano a tenere il nemico fuori, il nemico è la paura, il nemico è colui che porta la guerra, il nemico è colui che ci affama e che ci assedia, quindi in qualche modo le mura ci difendono, le mura fanno sì che esista un dentro e un fuori, fuori è il terreno dove tutto è possibile, dentro è il terreno dove ci sono delle regole dove la mia vita e la vita di tutti noi è eh, regolarizzata, in qualche modo è scandita da, eh, da ciò che la società e tutti noi che abbiamo deciso di vivere all'interno di queste mura eh, ci permette ci regola il nostro vivere associato. Fuori invece è il caos, fuori è il nemico che ci può uccidere, fuori è la violenza. Allora in qualche modo le mura sono esattamente il posto il confine che, mh, della paura, cioè la paura è sempre fuori dalle mura. Così è stato eh, almeno fino al Medioevo. Dopodiché ci siamo resi conto che quelle mura non contenevano la paura, perché nel momento in cui capiamo che esistono diversi tipi di nemici, eh, capiamo anche che le mura non li contengono i nemici, nel senso che pensiamo a Sofocle. Sofocle racconta in Edipo Re la, la peste. La peste è il peggiore dei nemici. La peste è ciò che maggiormente ci fa paura, perché mentre il nemico che viene da fuori ci assedia, eh, contro cui facciamo la guerra, lo riconosciamo, in qualche modo possiamo avere un rapporto dialettico con lui, la peste non, mh, è riconoscibile, la peste non si annuncia, non c'è nessun eh, muro, non c'è nessun, nessuna porta che impedisca alla peste di entrare e soprattutto i miasmi, gli umori della peste non sono contenibili. E, e pensate anche a Albert Camus, quando fa dire a, a, al dottor Liu nel, nel suo romanzo omonimo La Peste, appunto. Gli fa dire che non c'è il nemico peggiore di quello che non, non si annuncia e soprattutto non lo può riconoscere. E mi viene in mente anche un, una bellissima pagina di Elia Scanetti: Massa e Potere racconta appunto le varie forme di paura, paura in relazione alla massa, e una di queste forme è il nemico in cantina, cioè il nemico più eh, pauroso, eh, il nemico invincibile è quello che si annida nella cantina, perché è il nostro fratello, è il nostro, è, è, siamo noi stessi, è il nemico che non può riconoscere. Quindi a partire da queste riflessioni, in qualche modo la città è paradigmatica per capire anche se la paura ha un posto o meno all'interno del, della spazialità. E qui mi ricollego nuovamente a quello che si diceva prima, che dicevano... Curi, in particolar modo Umberto Curi, cioè quando Carl Schmitt, pensatore novecentesco, pensatore immerso fino al collo nella dialettica eh, violenza-paura, quando riflette sul, sulla spazialità in qualche modo riflette anche sul rapporto che lo spazio ha con la paura, perché una delle grandi acquisizioni del, del pensiero del novecento è il rapporto che finalmente, penso a Michel Foucault, ma appunto Carl Schmitt e non solo, al rapporto che finalmente viene eh, messo in tavola fra il potere e la paura. E quindi pensiamo anche a ciò che è il regime totalitario, il totalitarismo. Eh, il totalitarismo è la forma assoluta di violenza, eh, Fritz Lang, è il geometrismo perfetto, è eh, la città dove tutto è rigido e tutto deve essere eh, geometricamente ordinato. Pensate a Mussolini, eh, Mussolini non faceva mai battute, invece eh, i governanti di oggi e alcuni totalitarismi Avevano bisogno anche della comicità, perché loro, eh, incutendo paura, avevano anche bisogno di essere derisi. Eh, ogni sistema totalitario aveva delle barzellette sui propri funzionari. Eh, Nell'ex Unione Sovietica e Unione Sovietica ci sono centinaia e migliaia di barzellette su, sui grandi eh, potenti dell'epoca e addirittura si narra. Eh, Gige che lo scrive, che esistesse un ufficio preposto del KGB adibito a inventare queste barzellette sul, sulla nomenclatura. Perché? Perché nel momento in cui il popolo può ridere del potere, il potere può continuare a incutere terrore, a, a fare violenza senza per questo essere compreso. E quindi mi viene in mente un, un altro filosofo, Erich Weil, che amava ehm, fare la, la, spiegare il campo di concentramento attraverso una distinzione abbastanza semplice. cioè Lui eh, di, faceva la, 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 la contrapposizione Vernunft, ragione, e Verstand, razionale, e quindi una distinzione eh, kantiana e hegeliana, se volete. E l'applicava al campo di concentramento e diceva Il campo di concentramento è perfettamente ragionevole, nel senso che, nella logica di un nazista, risponde a un bisogno che è quello di incutere eh, terrore, di sopprimere quello che viene considerato il nemico. Di, mh, di eh, applicare la Shoah, però eh, è anche razionale dal punto di vista eh, logico, eh, tutto è razionale, il campo di concentramento, le camere a gas, ma non può essere ragionevole, cioè la, la ragione non lo può in qualche modo comprendere. E in questo senso la, la, il riso, in, in, la, la forma di conoscenza che l'umorismo porta, perché l'umorismo è una forma di conoscenza, è senz'altro applicabile alla paura. Grazie a Marco Filoni per il suo intervento che credo apra eh, moltissime domande e scenari in particolare sulla contemporaneità, sulla città di oggi e sulla risata, eh, sulla possibilità della risata contemporanea, della paura. Ma io mh, prima di, di fare un'altra domanda proverei a sentire se tra il pubblico c'è qualche riflessione o intervento. Allora intanto ti rilancio io eh, una, una riflessione che mi è venuta insomma, ascoltandoti, eh, innanzitutto su questa capacità che può avere l'umorismo eh, eh, e la risata di esorcizzare, e eh, questa questione della rimozione della paura, se l'umorismo può essere capace di esorcizzare rimuovendo, Oppure no? Un'altra considerazione, così ti, ti lascio rispondere intanto magari il pubblico pensa a qualche possibile intervento o domanda. Eh, sulla riflessione che stai facendo sul eh, buffone di corte o comunque sulla risata di cui ha bisogno il totalitarismo per continuare ad esercitare il suo potere. Allora, la domanda che. Eh, che vorrei porti è relativa alla contemporaneità, cioè oggi è possibile una risata soltanto in quest'ordine di pensiero, c'è cioè una risata che consente al sistema di procedere oppure c'è la possibilità di una eh, rottura, c'è una duplicità eh, forse più profonda anche nella stessa figura del buffone di corte se vogliamo. Certo, ehm, grazie anzitutto per le domande. Allora, bisogna capire eh, come il potere e la spazialità del potere eh, ha poi il, la possibilità e la capacità di, eh, insomma, di manifestarsi. E da questo punto di vista la, la, la spazialità, la, la geometria, il, come gli spazi vengono eh, governati è uno del, eh, insomma, del, eh, storicamente è un, un tema importante che, eh, che ci aiuta a capire, eh, dal, dall'orecchio di Oniso, cioè il toiranno di Onigi, utilizzava... Questo orecchio, eh, che poi avrà successo da, da, dal, dal punto di vista, il tiranno eh, utilizzava mettere i prigionieri politici in una caverna e attraverso un'eco tettonica, quindi un sistema eh, di, eh, di eco, lui aveva una posizione e poteva ascoltare ciò che veniva detto. Nel, nelle sue carceri che poi è qualcosa che verrà poi applicato c'è cioè Jeremy Bentham nel 700 quando eh, inizia a ragionare su appunto eh, geometrismo, architettura, spazialità e potere eh, immagina il panopticon cioè il, il palazzo del potente dove il potente può ascoltare ciò che viene detto in ogni stanza, quindi in qualche modo c'è bisogno eh, che il potere sappia, che il potere conosca, ma c'è bisogno anche che il potere utilizzi delle, degli scamotage appunto perché il, eh, colui che viene governato da questo potere possa continuare a subire una violenza senza, eh, per dirlo ancora con Camus, senza ribe ribellarsi. E in qualche modo la risata è sì liberatoria, però bisogna capire cosa significa eh, questo liberatoria della risata: nel senso che la libertà della risata è una libertà. Eh, penso a delle riflessioni di Bersan, ma penso insomma eh, a molta filosofia moderna: è una risata che eh, è conoscenza, ma non è liberazione vera. Cioè, la risata ti può far prendere coscienza, per tornare a quanto si diceva prima, dell'indicibile, è un modo per raccontarlo, è un modo per dire, guardate, questa cosa che mi è successa è talmente forte che io l'unico eh, mezzo che ho per parlarne senza eh, far male a me stesso e a chi ascolta. Eh, ciò che sto dicendo è renderla comica, renderla e quindi eh, far sì che il buffone di corte eh, si possa far beffe di, di ciò che è stato, di ciò che il potere ha messo in scena. Però in questo senso eh, esiste anche quel meccanismo, se volete, anche di vittimismo. In cui il buffone di corte o la risata si trova. In questo mi viene in soccorso René Girard, quando nel, nel suo La violenza è il sacro poneva un paradigma, poneva una questione che era la questione, se volete, per antonomasia, del, del, del parossismo della vittima. Cioè la vittima è sacra perché la si uccide oppure la si uccide perché è sacra? E in qualche modo questo. questo Paradossale, questo paradossale circolo vizioso lo si può anche riportare alla risata e alla paura. Cioè si ride della paura per esorcizzarla, oppure noi eh, esorcizziamo la paura perché ne ridiamo. E in qualche modo, insomma, per tornare a Primo Levi eh, e al, a queste forme, eh, se volete, comiche che lui racconta, ma il comico che è il comico del tragico, è il comico di cui... Eh, non si può ridere, è quel, è quel sentimento che l'indicibile eh, ti, ti, ti porta a, a, a sentire. Eh, è un comico particolare che non è il comico del, del buffone di corte, è un altro modo di raccontare come il potere eh, insomma, si manifesta nel, nel, nella sua vieca violenza e nella sua... Eh, insomma, nel suo ossimoro, cioè nel, nel suo pensarsi eh, totalitario come il Novecento ai noi ci ha dimostrato. Però allo stesso tempo eh, sono anche delle porte e dei ponti. Per rimanere eh, in tema di, di città, allora, laddove eh, la città aveva bisogno di mura per, contenere il per tenere fuori il nemico e quindi tenere fuori la paura, ma come abbiamo visto era un tenere fuori abbastanza... Insomma, eh, Così, perché poi c'era la peste, perché poi c'era il traditore, perché poi c'era il fratello che diventava nemico nel momento della spartizione dell'eredità. Era un, come dire, un voler, il nemico fa sì che il, il corpo civico si rafforzi. Nell'antichità quando c'era un, una guerra contro un nemico e tutti i conflitti interni, i conflitti intestini in qualche modo venivano risolti. E...